Ok, siamo pronti. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete sono tornato in Italia dopo 3 settimane di vacanza in Canada. Sono divertito moltissimo, infatti sto andando avanti con le pubblicazioni sul mio canale dei video. Oggi è un video, sì, particolare perché vi voglio parlare del weekend che ho passato a Boston. Il primo giorno che sono arrivato a Boston, diciamo che sono arrivato la sera tardi, quindi sono andato subito a letto. Il giorno dopo sono andato a Salem. Salem è una città che si trova a circa 30 km da Boston, che si dedica prevalentemente agli addobbi di Halloween. Allora, come vedete, faccio trascorrere il video. Sono partito col treno, sono arrivato a Salem, cioè è stato proprio mezz'ora di treno, che appunto è velocissimo. Sono arrivato subito e ho incontrato Hellboy e uno zombie. Allora io mi sono avvicinato con calma, Hellboy mi ha indicato qualcosa, forse puntava a me, e lo zombie poi, come potete vedere, mi è venuto addosso. Ah, poi mi ha fatto anche uno scherzo dei soldi, ha messo lì un paio di dollari e attaccati un filo, io l'ho seguito e poi mi è andato addosso. Andando avanti, all'inizio della via principale di Salem ho incontrato questo pagliaccio assassino che suonava un sassofono. Poi ho trovato Frankenstein seduto in una sedia, proprio è stato lì minimo 5 ore seduto lì. A volte faceva degli scatti per far paura alla gente, però niente. Ragazzi, ho trovato Chewbacca di Star Wars e ci ho fatto subito un selfie, come vedete. Poi ho incontrato proprio lì di fianco Voldemort. Non so, diceva qualcosa, borbottava. E sono stato lì, sono stato fermo davanti, poi mi ha borbottato qualcosa. Come vedete andava in giro così con le mani aperte addosso alla gente. Poi ho incontrato Minion, vabbè, anche se non fa parte delle categorie di Halloween, però fa lo stesso. Ho fatto selfie con una statua che si trovava all'ingresso della casa stregata, casa posseduta, chiamatela come volete. E basta, questa è stata la mia prima giornata a Boston, che altra Salem. Quindi direi che questo video può finire qua, anche se ho battuto troppe volte le mani ragazzi oggi, però mi va di farlo. Direi che questo video finisce qua, ci vediamo alla prossima, sarà un video dello stesso genere perché vi parlerò stavolta di proprio Boston centro. E